Da Rio a Chiavari, la scherma in piazza, partiamo dal Brasile, un argento straordinario, avete fatto emozionare l'Italia, l'immagine più bella per la tua Olimpiade? Ma forse l'immagine più bella non è la mia medaglia, ma è la medaglia di un mio carissimo amico, che è suo fratello, ma che è come se fosse mio fratello. E dico questo perché viverla da spettatore è una cosa diversa, nel senso che la mia medaglia mi ha lasciato emozioni incredibili, però la medaglia di Daniele nel fioretto maschile mi ha proprio fatto quasi piangere, perché comunque cresciamo insieme e vederlo da fuori, ripeto, è diverso, quindi quella forse è l'immagine più bella che non riguarda me. Poi ovvio che la medaglia, l'aver messo l'ultima stoccata per la finale, sarà un ricordo che porterò dentro per tutta la vita. Andando avanti, tra 4 anni Tokyo, l'argento è uno sprone per arrivare ancora più in alto? Ma assolutamente sì, ma anche se fosse stato oro, comunque, dicevo prima, siamo dei professionisti, quindi poi ci rimettiamo in pedana e ricominciamo a lavorare. A maggior ragione un argento ci lascia quell'amore in bocca giusto, quella cattiveria giusta per poter dire di voler ricominciare ancora meglio di prima e voler arrivare a Tokyo 2020 e risfidare i francesi o chi per loro, per quella medaglia d'oro che pensiamo possa appartenere anche a noi, quindi dobbiamo andarcela a prendere. Una piazza piena di gente per la scherma, cosa significa per il vostro movimento? Assolutamente, sono cose che fanno sempre piacere, purtroppo non sempre riusciamo a, cioè non sempre diciamo il pubblico ci segue come in questo periodo, perché l'Italia è un paese particolare, il calcio la fa da padrone, però per fortuna ci sono manifestazioni come le Olimpiadi che fanno riempire i palazzetti, fanno mettere davanti alla TV gli spettatori e di conseguenza in piazza. Fa sempre piacere, vorremmo che fosse così tutti i giorni di tutto l'anno, è ovvio che non può essere, però speriamo man mano di portare a noi sempre più pubblico, sempre più fan e così via. Enrico, l'Italia è un paese calciofilo, si diceva, ma perché invece è nella scherma che primeggiamo? Perché l'Italia è la nazione più forte di tutte? Beh, sicuramente si parte dalle tradizioni. L'Italia è un paese che proprio per tradizione la scherma è molto forte, ha delle tradizioni molto radicate, e culturalmente è uno sport che è sempre andato forte, anche perché anni fa si praticava anche nelle scuole, magari in maniera differente, ma comunque lo si praticava. Quindi sicuramente questo è il punto di partenza. Poi abbiamo sempre avuto una grandissima classe magistrale che ha fatto crescere grandi campioni. Torni da Rio con una medaglia, qual è l'altro ricordo più bello oltre quell'argento? Beh, per me di sicuro l'abbraccio con mio fratello immediatamente dopo la sua conquista della medaglia d'oro. Come diceva Marco, vedere la medaglia di mio fratello dall'esterno mi ha commosso, come non mi commuovevo da tanto tempo. Io so cosa c'è dietro a questa medaglia e so cosa significa, e poter abbracciare mio fratello subito dopo aver fatto un'impresa del genere è un ricordo che non mi porterà via mai nessuno e me lo porterò sempre con me.